La Regione Lombardia mette a disposizione 1 milione di euro a sostegno dei genitori separati. Gli interessati potranno fare domanda presso le ASL. Come è stato spiegato anche questa mattina nel corso di una conferenza stampa, la presenza del segretario della Lega Lombarda Matteo Salvini, del consigliere per la lista Maroni presidente Antonio Saggese e dell'assessore alla famiglia per la Regione Lombardia Cristina Cantù. Sentiamo quindi uno stralcio. Sono già arrivate le domande per questa iniziativa che aiuta i padri separati, si può già fare un primo bilancio? Ma da questa settimana la Regione Lombardia dà un aiuto concreto fino a 400 euro al mese a genitori separati, mamme o papà che dopo separazione o divorzio rischiano di dormire in mezzo alla strada, non ce la fanno a pagare l'affitto e rischiano di perdere anche la possibilità di vedere i propri figli. Quindi l'appello è di andare a informarsi presso la propria ASL, presso il consultorio del proprio comune, perché questi soldi ci sono, nonostante i tagli di Roma. Abbiamo messo il primo 1 milione di euro in contanti a disposizione di papà e di mamme per non perdere il rapporto con i figli, e quindi aiuteremo le prime 500 persone. Non sono poche, se arriveranno altre domande vedremo di trovare altri soldi. Quali sono i requisiti per farne richiesta? Essere un genitore separato, essere in fase di separazione e divorzio, aver divorziato da non più di 3 anni, essere residente in Regione Lombardia da almeno 5 anni. Chi è arrivato l'altro ieri da un'altra terra aspetta il suo turno. Se sei residente in Regione Lombardia da almeno 5 anni, hai diritto a chiedere questo contributo. Un'iniziativa che calza però anche con i dati proprio diffusi in questi giorni dell'Istat, che parlano di un aumento della povertà, quindi tra questi c'è anche la fascia dei padri e delle madri separate. Certo, la separazione, considerando i termini con i quali queste avvengono, determinano uno stato di povertà. Oggi si fa fatica ad avere una sola casa lavorando in due. Nel momento in cui escludi dalla casa uno dei due, va da sé che quello che è escluso dalla casa, anche da un punto di vista diciamo teorico e pratico, diventa colui che ha più problemi. Per questo motivo in questa legge si prevede di equiparare proprio questa condizione nel caso in cui il padre sia un disoccupato allo sfratto se ha bisogno della casa. Certo, certo. C'è nel progetto di legge, si vuole equiparare la sentenza di separazione allo sfratto esecutivo affinché si possa entrare nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi popolari. Quindi l'azione di sostegno che abbiamo pensato di promuovere sono azioni di sostegno integrate che vedono il contributo economico un significativo strumento che è funzionale all'uscita dalla condizione di fragilità della persona separata. Quindi si sviluppa in una logica prospettica che è profondamente integrata fra un sostegno economico condizionato alla sottoscrizione di un patto che abbiamo voluto chiamare di corresponsabilità, perché è alla base della costruzione di un progetto personalizzato all'interno del quale queste risorse che si sviluppano nella nostra prospettiva in un periodo massimo non superiore a 6 mesi, ma in una logica anche sperimentale, ed è per questo che la costruzione del provvedimento istitutivo e le procedure attuative che abbiamo sviluppato si sono basate sulla previsione di un budget che è stato puntualmente richiamato in 1 milione di euro e che vede in questa annualità la possibilità di tutelare circa 500 persone, allo scopo di poter addivenire in prospettiva, e grazie anche alle sollecitazioni e richiami di Salvini sono certa che questo sarà ulteriormente facilitatore in ordine alla costruzione di quelle priorità che sicuramente a esito di questa prima fase sperimentale saremo in grado di mettere in campo nelle successive annualità all'interno di una dimensione sistemica più ampia che vede anche la messa in campo di una legge regionale dedicata quale strumento proattivo per integrare i diversi interventi a tutela dei genitori separati. Quindi genitori con uno o più figli minori separati legalmente da non oltre 3 anni che si trovano in seguito alla separazione in una situazione di grave e comprovato disagio economico.